Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo video andremo a vedere perché non scegliere infissi in PVC. Il PVC ad oggi è uno dei materiali più utilizzati soprattutto in edilizia popolare e quando i prodotti sono molto utilizzati e sono sulla bocca di tutti si rischia di fare degli errori. Perché dico questo? Perché quando si segue la massa probabilmente non si sta seguendo le proprie esigenze o non si sta seguendo quello che occorre nella propria casa. Ad esempio, se stai ristrutturando o costruendo una villa, probabilmente l'infisso in PVC non si sposerà bene una villa. Cioè, ti faccio un esempio, io non ho mai visto, cioè ho visto pochissime volte personalmente, ma anche nelle riviste di architettura, delle belle ville realizzate con infissi in PVC. Solitamente quando vedi delle belle ville, gli infissi sono realizzati ad esempio in acciaio, in corten, quelle più esclusive, oppure in alluminio, oppure in legno alluminio, ma non in PVC. Se hai delle esigenze, ad esempio vuoi una casa molto luminosa, cioè è inutile andare sul PVC che comunque hanno dei profili molto grandi che ti portano via la luce. Oppure ancora, se hai dimensioni molto grandi, il PVC non va d'accordo con la dimensione grande, meglio non sceglierlo. O ancora, se ti piacciono i profili sottili, i profili slim, col PVC andare a fare dei profili sottili è controproducente perché si va a togliere quella resistenza meccanica che invece occorre al materiale che è debole di suo. Se vuoi personalizzare molto il colore degli infissi, il PVC si ragiona con le pellicole e anche lì è controproducente cercare di fare tutti i colori come potresti fare col PVC rivestito in alluminio. Otterresti un PVC che costa come un alluminio e quindi andresti a perdere uno dei principali vantaggi. Oppure se vuoi una casa veramente con poca manutenzione, il PVC è un materiale che dilatando e muovendosi abbastanza ha bisogno di registrazioni frequenti. Oppure se vuoi una casa con degli infissi che devono durare tantissimo nel tempo, il PVC ha una durata media e molto inferiore rispetto ad altri materiali come l'alluminio, come l'acciaio o come il legno alluminio. O ancora, se vuoi dei design particolari, li puoi trovare facilmente con il legno, con l'acciaio, con l'alluminio, più difficilmente sul discorso PVC. Ma ecco, se il tuo caso non ricade in nessuno dei casi o delle esigenze che ti ho appena descritto, ecco, in quel caso sì, puoi scegliere infissi in PVC e otterrai tutti i benefici che ha questo materiale. In tutti gli altri casi ti sconsiglio di utilizzare ed ecco perché non scegliere gli infissi in PVC. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, se vuoi approfondire il discorso degli infissi c'è un bellissimo libro che si chiama Scegliere gli infissi è facile con sistema Bisacchi. Lo trovi su Amazon o nelle principali librerie italiane. Ah, dimenticavo, segui il canale e attiva le notifiche così non ti perderai i prossimi video. Ciao!